Il mercato immobiliare è un mercato strategico, è un mercato strategico ma non da adesso e non solo in Italia, da sempre. Tutte le crescite, le grandi crescite economiche, gli anni 60 dell'Italia, la Golden Age, degli Stati Uniti, la stessa crescita post caduta del muro di Berlino, dell'America, durata 11 anni, sono passati dal mercato immobiliare. Quindi, da questo punto di vista, la cosa importante sarebbe capire, si possono costruire nuove case? In un territorio particolarmente, diciamo così, pieno di possessori di prima casa come il nostro, è chiaro che si fa fatica. E allora probabilmente bisogna muovere il mercato esistente. Per muovere il mercato esistente, una delle mie proposte è quella di fare fundraising sui mercati internazionali. Esistono capitali molto importanti che non trovano in questo momento rendimenti adeguati. Raggrupparli facendo, diciamo così, rete con la rete pubblica di finanza pubblica, quindi con la Cassa Depositi e Prestiti, con Invitalia, cioè con coloro che hanno in mano il processo di investimento italiano e costruire un fondo che compri la nuda proprietà, ad esempio di tutti quelli sopra 40 anni. Se noi pensiamo che nella platea ipotizzata il reddito di cittadinanza, circa il 60% di quelli che dovrebbero prendere il reddito di cittadinanza sono possessori di casa. Allora capiamo che quella potrebbe essere una misura per far affluire qualcosa come 40-50 miliardi di euro di capitale internazionale sul nostro mercato, riaumentare le quotazioni, quindi valorizzare anche il fondo e gli investitori e nel contempo dare liquidità a un mondo che chiaramente non ce l'ha e che fa fatica a vendere la casa. Poi, quando vorrà, il consumatore, cliente, possessore, diciamo così, della casa potrà o riacquistarla a prezzi di mercato oppure sarà compito dei suoi eredi, capire che fine fargli fare.